Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Cosa ci vuole per fare un caffè Segafredo? 24 grammi e 300 kg, tra cui selezioniamo solo i chicchi migliori. 85 gradi e 220 per tostarlo al punto giusto. 5 minuti e 3 anni per trovare la miscela perfetta. Un momento per gustarlo, una vita per crearlo. Caffè Segafredo, un'esperienza ricca di esperienza. Prova la qualità delle nuove miscele. Una buona sera amici di Virtus Segafredo TV e amici della nostra radio ufficiale Radio Nettuno Bologna 1, una buona sera dal Paladozza, da Federico Fioravanti e Dario Ronzulli, buonasera a tutti. Pronti per la seconda giornata di 7 Days Euro Cup dopo la vittoria nella scorsa settimana della Segafredo in quella di Bursa. Oggi affrontiamo i tedeschi di Ulm, una partita secondo me molto interessante, soprattutto anche da vedere anche soprattutto dopo il punteggio uscito dal pallavolo di domenica. Però intanto andiamo a bordo campo a salutare anche Alessio Torri. Ciao Ale. Ciao a tutti, benvenuti anche da parte mia. È la seconda giornata di Eurocup, la prima in casa per la Segafredo al debutto in questa stagione. Come giustamente dicevi, è la prima dopo una vittoria importante in Turchia. Ulm invece viene da una sconfitta a domicilio contro il Buducnost, quindi avrà certamente voglia e necessità di rifarsi quanto prima. Andremo poi a capire perché Ulm sia temibile lontano da casa, ma questo lo diremo fra pochi istanti. Andiamo a salutare anche colei che cerca e trova sempre i nostri tifosi, i veri protagonisti di Virtus Segafredo TV, ovvero la nostra Valentina. Ciao Vale. Ciao a tutti e buonasera a chi ci sta ascoltando dalle frequenze di Radio Nettuno Bologna 1 oppure in streaming dalla pagina Facebook di Virtus Segafredo oppure ancora da YouTube. Noi siamo qui, siamo pronti per questo debutto stagionale della Virtus Segafredo al Paladozza ancora per due partite e attendiamo, come hai detto tu, i nostri tifosi e le tifose per un commento a caldo in quanto su quanto è successo diciamo da domenica, ma anche su quello che potrebbe succedere questa sera. Sappiamo che rientrano i giocatori che erano assenti nei precedenti incontri, quindi ci aspettiamo grandi cose. Quindi se state arrivando al Paladozza, se state cercando parcheggio e ci state ascoltando, io vi aspetto qui nei corridoi del Paladozza per scambiare due chiacchiere. E noi saremo grati a coloro che verranno a fare un saluto, più che a noi ovviamente, ai nostri giocatori che sicuramente riguarderanno in differita su Virtus Segafredo TV e il prepartita, no? Lo sai che lo fanno, vero Dario? Sì, intanto ho dei problemi con le mosche, che spero attacchino anche te perché hanno deciso di attaccare solo me, sono un po' in difficoltà, volevo spiegare a chi ci sta seguendo che non sono impazzito ma cercavo di allontanare le mosche. Ma andate da Fioravanti per favore, ma io non lo so. Sono problemi tecnici. Sì, sono cose molto, molto importanti. Allora, mi hai fatto dimenticare, no, a parte gli scherzi, sì Valentina, torneremo ovviamente quando avrai qualche ospite bianco-nero. Volevo arrivare appunto a presentare un po' Ulm e soprattutto vorrei sapere da te che squadra andiamo a affrontare, ma soprattutto in che parte della classifica potrebbe arrivare Ulm nel gruppo B di 7 Days Eurocup. Ma secondo me non è tra le primissime forze del girone, può aspirare a qualcosa intorno alla metà classifica, quindi quinta, sesta, ma deve fare veramente un Eurocup di altissimo livello. È più probabile che battagli per le ultime posizioni per l'accesso alla fase eliminazione diretta, perché è una squadra che sicuramente ha delle insidie, poi con il servizio di Alessio Torri ne andremo a scoprire più nel dettaglio, ha delle qualità, ha dei giocatori culto, come per esempio Felicio, che ha giocato con Chicago e che poi è finito in Germania. Ha un allenatore che ha deciso sostanzialmente di stabilizzarsi a Ulm per completare il suo percorso di avvio della carriera di allenatore, di Jakalakovic, e però non è una squadra così profonda, così talentuosa da pensare a una posizione a ridosso delle big del girone.
Però è anche vero che un Eurocup in generale che può nascondere insidie, se si prende sotto gamba una partita come quella di stasera, può essere un rischio, certamente, perché bene o male tutte le squadre hanno giocatori in grado di poter incidere sulla singola partita, e quindi sarà importante per la Virtus, che per la prima volta si presenta al completo in questa stagione, fatta eccezione ovviamente per Udo e Abbas, sarà importante per la Virtus mantenere la concentrazione sin dalla palla 2. Ecco, prima di andare a sapere anche una considerazione sulla parte di Alessio Torre, arrivo subito da te Ale. C'è qualcosa di nuovo nella Virtus? Abbiamo detto, oltre anche grazie alla Vale, che entrano, rientrano i tre giocatori, ovvero Jaité, Teodosic e Mannion. C'è stato qualcuno che per forza di cose è rimasto fuori. E sono Ceron, ed era prevedibile, visto che il ruolo di Marco all'interno della Virtus era ben definito già dall'inizio della stagione. L'altro giocatore che sta fuori è Alexander. E il ballottaggio con Ruzier l'ha vinto Ruzier, perché probabilmente in questo momento rispetto all'americano dà a Scariolo qualche garanzia in più nella gestione del pallone, non tanto dal punto di vista difensivo, ma quanto proprio dal punto di vista del playmaking, perché Alexander non è un play puro, sta imparando a fare il play, sta imparando a portare palla. Con il rientro di Mannion e Teodosic era chiaro che uno dei due, tra Ruzier e Alexander, dovesse accomodarsi in tribuna, e la scelta è caduta su Alexander, ripeto, perché in questo momento Ruzier dà qualcosa in più in termini di gestione del pallone, di playmaking. Sabato a Casalemonferrato contro Tortona magari le considerazioni saranno diverse, magari ci sarà necessità di far riposare uno straniero, un esterno, vedremo. Però intanto, ragionando partita per partita, stasera restano fuori Alexander e Ceron. E secondo me tutto sommato ci può stare nell'economia di quello che abbiamo visto fino a questo momento in stagione. Una considerazione anche da parte di Alessio Torri sul nostro avversario di oggi, ovvero Ratio Farm Ulm. Mi allaccio al discorso di Dario, che citava Jacke Lakovic come allenatore emergente. Effettivamente il suo incarico a Ulm, che comincia nel 2019, è il primo vero incarico da head coach dopo aver avuto anche incarichi da vice nella nazionale slovena, a Bilbao, a Badalona. E quindi è chiaro che questa crescita con Ulm va un po' di pari passo. Si diceva, cosa potrà fare Ulm in questa Eurocup? Bene, Ulm, assieme a Jaka Lakovic, sta crescendo. Due anni fa ha avuto un record di 1-9, la scorsa stagione di 4-6, ed è una crescita importante. Quest'anno evidentemente vorrà cercare di arrivare quantomeno in un record positivo nel computo vittorie e sconfitte, e Lakovic la sta appunto accompagnando in questa carriera parallela tra club e coach. Dicevo, perché Ulm sarà interessante questa sera, difficile da affrontare? Perché in Bundesliga ha giocato 4 gare in trasferta e ne ha vinte 3. Ha sempre perso in casa, ma fuori casa è molto temibile. Addirittura la prima gara l'ha vinta all'overtime contro il Bayern Monaco. E quindi assolutamente una squadra che, lontano dalla città tedesca e soprattutto da Ulm, riesce a trovare le cose migliori. Quindi grande attenzione alla capacità di giocare lontano da casa da parte degli uomini di Jaka Lakovic. Andremo poi con altri dati dopo magari il video di presentazione per inquadrare anche come la squadra approccia la singola gara. Chiudendo su Lakovic, non possiamo non citare l'enorme carriera che ha avuto anche dal giocatore, fra le altre Panathinaikos, Barcellona. In Italia l'abbiamo visto ad Avellino, ha vinto un Eurolega con lo stesso Barcellona, insomma una figura importante prima in campo, ora anche fuori, chiaramente in divenire. Sì, no. Purgato tante volte con la nazionale. Sì. Esatto, proprio mi hai anticipato. Giocatore che ovviamente io me lo ricordo, magari non con la vostra memoria, con altri occhi, magari da adolescente, però giocatore di quella fascia che mi è sempre fascia alta, che mi è sempre interessato vedere giocare. E vi chiedo, magari adesso vado un attimo da Dario, è arrivato un messaggio secondo me molto carino su Virtus TV oppure sulla pagina Facebook della nostra radio, che dice: scontro Jaité Felicio. Scusate, allora Felice è un giocatore di culto, quindi massimo rispetto, perché per i giocatori di culto non bisogna avere rispetto a prescindere. È tipo a quelli da il Red Mamba dei Boston, so se te lo ricordi.
che abbiamo visto anche a Treviso, esatto. Sì, sono quei giocatori di culto che sicuramente vanno rispettati, però te lo dico tra poco. Sì, dimmelo tra poco un attimo su questo scontro, perché a proposito di scontro, vediamo due persone, quindi potrebbe essere uno scontro anche no, ovviamente, immagino che saranno vicini di posto. Valentina, con chi sei? Sì, Fede, siamo qui con i primi due tifosi di questa serata, qui intanto chiediamo subito, come vi chiamate? Nicola, Paolo. Allora, questo debutto casalingo della Virtus Segafredo in Eurocup, come lo vedete questa sera? Per me è la prima esperienza, quindi per me è tutto nuovo. Quindi l'esperto è? Più o meno, noi ci siamo quasi sempre. No, speriamo bene, dai, che così cancellano quello che è successo a Napoli e si riparte con slancio. Allora, rientrano anche, abbiamo detto, Teodosic, Menio, Neja e te, quindi... La televisione l'ho vista. Quindi sarà molto contento di vederli dal vivo. Certo, certo. Come vedete è anche molto bello sapere che a questi appuntamenti non mancano anche i nuovi tifosi, quindi ne acquisiamo di nuovi e siamo ben contenti di averli qui con noi. Allora noi vi lasciamo andare a godervi la partita, naturalmente. Buona serata. Buonasera, molto piacere. È stato un piacere. Grazie mille. Grazie a voi. Ecco, come vedete, tifosi storici, tifosi nuovi, molto bene direi. Partiamo con il botto. Sì, mi verrebbe da dire anche che non si smette mai di iniziare, o meglio, non c'è età per appassionarsi. Assolutamente, assolutamente, va bene sempre qualunque età per appassionarsi alla palla spicchi. Allora, Vale, aspettiamo qualche altro ospite, intanto quando vuoi ci puoi prendere sempre la linea. Ritorno da te perché non mi scappi, dai. Jaite versus Felicio tonight, half past eight, ok. Allora, importante sicuramente il ritorno di Jaite, perché le rotazioni sotto canestro per la Virtus tornano ad essere quelle complete. Ci sono i cinque lunghi, c'è probabilmente anche la possibilità di vedere Samson insieme a Tessitori o Jaite, quindi nel ruolo di quattro, perché no? E il rientro di Jaite è certamente un rientro importante, perché completa le rotazioni sotto canestro, perché dà anche una dimensione fisica diversa alla Virtus sotto canestro, non migliore né peggiore, ma semplicemente diversa rispetto a quella che può dare Samson, ma anche rispetto a quella che può dare Tessitori. È chiaro che Felicio è uno di quelli, al di là delle battute, da tenere d'occhio stasera. Questa è una squadra che non è molto profonda, l'abbiamo detto, ha pochi picchi di talento. Felicio non è un talento abbacinante, però è un giocatore che può essere molto solido, e allora sotto canestro è bene che ci sia anche Jaite oltre a Samson e Tessitori per provare a limitare il più possibile il giocatore brasiliano. Ricordiamo proprio l'ultimo scontro qui al Paladozza tra Segafredo Bologna e Ratio Farm Ulm, finì per 92-91, se non vado errato con la memoria, con un recupero proprio nel finale, perché comunque la partita sembrava che fosse andata bene o male, non dico in cavalleria, però eravamo abbastanza sereni. Sì, è stato due anni fa, la stagione che poi è stata interrotta per la pandemia, ed era la prima stagione di Jakalakovic sulla panchina del Ratio Farm, e quella, ecco, se vogliamo provare ad abbozzare una ipotesi di partita di questa sera, potrebbe anche essere molto simile. Le squadre sono diverse, c'è Scariolo e non Giorgiovic sulla panchina della Virtus, tante cose sono cambiate, però quelle disattenzioni lì nel finale, ecco, questa sera la Virtus non deve averle, perché è importante anche dare un segnale a se stessa dopo la sconfitta con Napoli. Non c'è dubbio che sia così, non è il caso di fare drammi perché si è arrivato uno stop domenica, però c'è comunque da riprendere il filo con le vittorie, questo sicuramente. Vale, con chi sei di bello? Guarda che ti vediamo. Giovani tifosi questa volta, chiediamo subito come si chiamano. Riccardo. Davide. Allora, intanto chiediamo subito se sono tifosi abituali, storici, oppure se anche loro sono dei nuovi tifosi. Io sì, sono tifoso da quando sono piccolo, sì. Pure. Ecco, fantastico. Allora qui andiamo veramente sullo storico. Allora, qual è il giocatore che quest'anno vi sta piacendo di più, vi sta caricando di più? Allora, anche se per adesso ha giocato poco, Mannion, assolutamente. Invece il nuovo arrivato, Cordinier, mi piace molto. Piace molto. Allora, intanto la buona notizia, è stato confermato che Mannion ci sarà questa sera, la squadra sarà al completo, quindi siete carichi. Che cosa vi aspettate dalla Virtus in questo esordio casalingo di Coppa? Sicuramente una ripresa dalla sconfitta con Napoli, e oltretutto anche una buona partita, dato che siamo alla prima in casa.
uguale, non ho niente da aggiungere perché ha detto tutto lui. Quindi grande aspettativa, carichi, pronti a tifare. Allora noi vi lasciamo andare sugli spalti perché fra un po' i ragazzi entreranno in campo. Buona partita ragazzi, grazie per essere stati con noi. Forza Virtus. Grande, grazie. Siamo sempre più carichi, e procediamo con tutti i tifosi che cominciano adesso davvero a entrare perché l'orario della partita si avvicina sempre di più. Tra l'altro si avvicina anche, diciamo, il... se guardo dal mio monitor di servizio, ovvero il plexiglass che abbiamo qui, inizia ad arrivare anche il momento dell'ingresso in campo delle squadre. Ci sono ancora per la Virtus, se non vedo male, solo due giocatori all'interno del parquet, poi dopo rientreranno per l'ultima riunione tecnica e poi si partirà con il riscaldamento, la palla 2 per quella che è la seconda giornata di 7 Days Eurocup. Tornerei da Ale. Ale, che sensazioni ci sono da bordo campo e come hai visto il riscaldamento soprattutto dei giocatori usciti dall'infermeria, ovvero Mannion e se sono saliti, che io non li ho visti, Jaite e Teodosic? Soprattutto Mannion si è riscaldato dei tre, ovviamente tutti e tre sono arruolabili, poi minutaggio lo deciderà ovviamente Coach Scariolo, su questo non c'è dubbio, però effettivamente il recupero ormai dal punto di vista clinico è quasi completo. Non credo che verranno stravolti i minutaggi, soprattutto per quanto riguarda Mannion, che dei tre è quello che ha tuttora il problema più importante alla schiena, anche in ottica di questi impegni ravvicinati. Scariolo mi ha sempre fatto un cavallo di battaglia finora della gestione dei minutaggi, non mi aspetto particolari sorprese questa sera. Certamente a Napoli, rispetto a Napoli, saranno minutaggi diversi perché una fetta importante della prima parte di gara l'ha occupata Alexander, probabilmente quella fetta la potrebbe occupare in parte meglio, ma vedremo, insomma, anche perché la gara comunque avrà una sua dinamica e non è detto che ciò che è il playbook poi venga rispettato, anche perché non dimentichiamoci che Ulma è una squadra che ha una caratteristica ben precisa, oltre a quella dell'attitudine alla trasferta, ma in campo pensate che ha due poli clamorosi, se vogliamo così definirli. È ultima nelle triple in Bundesliga, chiaramente il dato più attendibile è quello, sia nel numero dei tentativi 20,2, sia nelle percentuali, a sfiora appena il 31%, quindi squadra che tira poco e male da tre punti, ma attenzione, prima nelle percentuali da due, sempre in Bundesliga col 63%, quindi attenzione, è una squadra che ha la capacità bipolare di essere tremendamente pericolosa quando si avvicina a canestro e tremendamente labile quando ci si allontana, quindi questo probabilmente inciderà anche sui minutaggi e sui quintetti della Segafredo. E a proposito di quintetti, visto che c'è questo, diciamo, rientro da parte di tre giocatori comunque molto importanti, cambierà qualcosa o si parte con gli stessi 11 di Napoli e gli stessi 5 di Napoli? Questo era per il fuori onda che abbiamo avuto. Io credo che dei tre l'unico che abbia reali concrete possibilità di partire in quintetto sia Jaite. Quindi con la conferma di Paiola, Bellinelli, Wims ed Hervey. Sotto canestro Jaite può partire secondo me subito, rispetto a Mannion e a Teodosic, che invece già a prescindere dagli infortuni mi sembra che fossero indirizzati verso una partenza dalla panchina. Poi vediamo, ovviamente potrebbe anche esserci da parte di Scariolo la necessità di buttare subito nella mischia anche Nico Mannion, però la vedo un po' difficile. Ecco, dei tre quello che mi sembra più indiziato a poter partire in quintetto è proprio Momo Jaite, anche per quello che ricordava Alessio poc'anzi e che ritorna anche, ci ricolleghiamo a quello che dicevo prima, cioè il rientro di Jaite importante perché sotto canestro difensivamente dà un'altra dimensione fisica soprattutto alla difesa della Virtus. Ecco, Jaite potrebbe partire in quintetto secondo me, gli altri due insomma li vedo più dalla panchina almeno inizialmente. Quindi secondo te magari nel caso Patricio non dovrebbe, Felicio, mamma mia, Felicio non dovrebbe magari essere tra i primi cinque, non dovesse essere tra i primi cinque, potrebbe Jaite allora partire dalla panchina o lo faresti partire o c'è ancora lo stesso percentuale di possibilità? No, secondo me quello non cambia nulla perché comunque Jaite è un giocatore che ha bisogno forse più di Mannion e Teodosic di entrare subito
nei meccanismi della partita piuttosto che entrare dalla panca. Ho questa sensazione, quindi no, non credo cambi molto le scelte eventuali del Ratiofarm rispetto a questa possibilità. E allora ne approfittiamo, prima dell'ingresso in campo dei nostri beniamini andiamo a scoprire un po' di statistiche, a conoscere meglio la squadra e magari anche un po' come gioca, con il video del nostro Alessio Torri. Seconda gara di Eurocup, debutto casalingo per la Segafredo che ospita il Ratiofarm Ulm. Città di oltre 50.000 abitanti del Baden-Württemberg, nella Germania centrale. In Bundesliga occupa la settima posizione con un record di 3 vittorie e 2 sconfitte. I leader della squadra sono Kriston, 18,4 punti a gara, e anche il leader degli assist, 7,6, e dei minuti giocati, 31,9 di media. Sotto canestro comanda invece Cristiano Felicio, 8,8 rimbalzi e 1,8 stoppate a gara. Questo il roster, l'ala Ratai, la guardia Kriston, il centro Felicio, l'ala Blossomgame, poi ancora le guardie Gunther e Stoll, l'ala Phillips, il centro Bretzel, l'ala grande Herkenhoff, la guardia Klepeitz, regista della squadra, l'ala Krimmer, il centro Diallo, le guardie Diallo e Zukic, head coach lo sloveno Jakalakovic. Due soli precedenti tra le due squadre, con entrambe le vittorie bianconere. Ecco come sempre alcune trame offensive. Qui Ulm va col tiro pesante di Herkenhoff dall'angolo, segnato in verde. L'azione parte con un pick and roll tra il playmaker Klepeitz e il centro Diallo. In angolo, segnati in rosso, i compagni restano alti per creare spazio al gioco centrale. E Diallo capisce che sul raddoppio in rosso della difesa avversaria l'unica opzione è quella in angolo per la tripla di Herkenhoff. Qui invece, sempre dall'angolo sinistro, si va direttamente al ferro col montenegrino Zukić. Si parte da un gioco alto-basso per servire sul perimetro Herkenhoff, ma anche qui l'ottima lettura di Ulm sull'adeguamento difensivo, in questo caso il difensore con la X rossa che va a chiudere sul 14 tedesco, prevede lo scarico in angolo dove Zukić è abile a battere sul tempo il proprio avversario fino a canestro. Qui ancora un'opzione al ferro, ma questa volta grazie a un ribaltamento che manda Blossomgame sul lato destro pronto per attaccare l'uomo. Ancora una volta l'ottima lettura da parte del centro Diallo permette al compagno Blossomgame di trovare lo spazio verde all'interno dell'area colorata per la sua penetrazione. Il movimento in rosso del centro tedesco libera infatti la porzione centrale per l'esterno americano. Torniamo in diretta dal Paladozza e andiamo subito dalla nostra Vale, che è in compagnia di un altro ospite. Assolutamente sì, Fede, siamo con un altro tifoso, qui chiediamo subito come ti chiami. Fabio. Allora, intanto a Fabio chiediamo, sei un tifoso, visto che il tema di questa sera è tifosi nuovi o tifosi storici? Storico, storico dalla stella della Virtus. Quindi direi molto storico e stellato. Già abbonato? Sì, poi ho smesso per motivi familiari, la bambina piccola, e poi ho ripreso ultimamente perché la bimba è cresciuta.
quindi fra un po' verrà anche lei, così si allarga. No, no, le piace il nuoto. Le piace il nuoto, vabbè, allora niente, la bambina provato, giustamente. Ho provato anche con Sky a caso, ma niente da fare, il basket non è entrato. Forse è stata una colpa mia a non trasmettere la passione. Ma non credo, comunque c'è sempre tempo per aggiungere anche il basket oltre al nuoto, naturalmente. Però vogliamo sapere questa curiosità, qual è il giocatore che fino ad oggi, se c'è o se anche più di uno, ti ha fatto scattare la scintilla? Allora, la scintilla a me scatta con Mannion, perché l'ho seguito dal college, dall'università, per me è un giocatore devastante. Poi si è fatto un anno in America, un anno e mezzo con Stephen Curry, e secondo me è lui quello che ci farà scattare. Quindi sarai contento di sapere che c'è... andare il nostro tifoso a godersi la partita e a godersi Nico Mannion, che appunto ci sarà, e buona partita. Buona partita anche a te, grazie mille. Grazie di essere stato con noi, è stato un piacere. Come vedete c'è grandissima attesa per Nico Mannion e siamo sicuri che anche lui è carichissimo di poter scendere in campo al suo debutto in Eurocup. Grazie mille Vale. Alessio, volevi aggiungere qualcosa sul tuo video? Scusaci se ti abbiamo saltato, ma perché avevamo già un ospite da un po' di tempo. No, semplicemente volevo aggiungere un paio di dati per quanto riguarda la gestione dei minutaggi dei giocatori, che hanno una caratteristica abbastanza spiccata. 5 giocatori vanno oltre i 21 minuti di utilizzo, che è molto dal punto di vista numerico rispetto alla media solita. Addirittura 2, Christian l'ex Spesarese e Felicio, vanno oltre i 30, quindi evidentemente un gruppo ben compatto e ben individuato, quello che coach Jakalakovic tende ad utilizzare in campo. Come gioco UMA? Abbiamo visto nel video alcuni dati, alcune trame di gioco, ora andiamo a vedere il rendimento nella gara. UMA segna il 28% dei propri punti, parliamo sempre della Bundesliga, non dell'Eurocup, chiaramente, perché una gara non offre una statistica attendibile. Il 28% nella prima frazione, un dato altissimo, il più alto probabilmente dell'intera Bundesliga. Le altre 3 frazioni hanno un dato spalmato in maniera perfettamente equa: 23,11, 23,11, 23,47%. In sostanza una parte molto forte, quindi attenzione al quarto di avvio, anche perché poi fra l'altro è quello in cui la Virtus non così tanto, ma comunque tende a segnare di più a sua volta, quindi il quarto di avvio potrebbe dare un'indicazione molto chiara sull'andamento stesso della gara. Allora, fra un po' andremo anche con le immagini dagli spogliatoi, vedo che ci sta già muovendo qualcosa all'interno dei sotterranei del Paradozza. Vuoi aggiungere qualcosa rispetto a quello che diceva Dario e Alessio poco fa, Dario? Beh, che quello che avevamo detto sin dall'inizio, cioè Ulm è una squadra che sì, può nascondere insidie, ma nel momento in cui la Virtus fa la Virtus, la partita prende le tinte bianconere, perché Ulm non ha tantissime armi da poter sfruttare, da poter buttare sul parquet. Sarà interessante vedere quanto la Virtus riuscirà a fare la Virtus sui 40 minuti e soprattutto quanto riuscirà a farla dal punto di vista difensivo, che secondo me è stato l'aspetto più deleterio della sfida contro Napoli. Sicuramente tanti tiri liberi sbagliati, non c'è dubbio, però è stato proprio l'atteggiamento difensivo della squadra che è venuto meno. Già col Bursaspor è stato più di un momento in cui difensivamente le Vunere hanno faticato, ma Bursaspor non è stato bravo ad approfittarne, Napoli invece sì, e da lì è nata la sconfitta. Qui stasera io credo che Scariolo voglia soprattutto rivedere dai suoi un atteggiamento difensivo migliore, più aggressivo, più attento ai dettagli e soprattutto più rapido nelle esecuzioni. Ecco perché è importante anche rientro di tre giocatori che sì, sono registri da infortuni, ma sono anche abbastanza freschi. Tanto vediamo il saluto tra i giocatori e quindi raccontiamo soprattutto che ci sta ascoltando anche in radio, che praticamente la Sega Fredda è pronta ad entrare. Vedo che c'è Vale con qualche ospite, solo che gli chiediamo gentilmente di attendere solamente un attimo, perché magari un attimo che aspettiamo che la Virtus scenda in campo. O hanno fretta? Dimmi se hanno fretta. No, sono qui carichissimi, ce n'è anche uno di loro, ecco, che fa l'equilibrista con le birre, ma loro sono tranquilli, aspettano, e anzi, si godono la squadra, sì, assolutamente. Ah, ok, no,
No, allora fai una cosa, dai, fagli qualche domanda che sta per entrare la Virtus, e però ti posso interrompere da un momento all'altro. Assolutamente sì, allora ne approfittiamo, intanto chiediamo subito i loro nomi. Cristian, Davide, Mattia, Matteo. Eccoli, allora, tutti qua, siete carichi, siete pronti? Carichissimi, dai allora! Che cosa deve fare questa sera la Virtus Segafredo per stupirvi? Difendere. Prendere 75 punti. Vincere. Ecco, direi che parole molto chiare, difendere, prendere pochi punti, quindi siamo assolutamente sul pezzo. Io li vedo un po' in difficoltà perché le quattro birre cominciano a traballare, quindi li lascerei andare anche perché i ragazzi prima che ti facciano il gavettone. Assolutamente sì, aspetta un attimo perché vogliono mandare un saluto a una persona. No, aspetta, però perché sta entrando la Virtus. Di mettersi la camicia, che è più elegante. Ecco, entra la Virtus, allora li lasciamo andare. Grazie ragazzi, andate a godervi la partita. E allora stanno salendo i ragazzi che li annunciamo. Signori e signori, scende in campo la Segafredo Virtus Bologna! Bravissima Mar, che stava aspettando me. È stato molto molto bravo. Sì, molto gentile. Saluto anche i tifosi che sono andati dalla Vale. E per Valencia avrò la camicia, promesso. Che mi sembra giusto. Per Valencia metterò la camicia, anche la giacca, guarda. Vuoi non sentirti da solo? Farò la stessa cosa anch'io? No, quello sei libero, però sarà un big match, quindi giacca e camicia. La cravatta non esageriamo, però, ragazzi. No, perché, scusami, te vieni in giacca e camicia, io cosa faccio? Vengo con un maglioncino molto semplice, non si fa. Intanto mi ero perso anche l'entrata del Ratio Farm Ulm, che tra l'altro... peccato per la situazione ovviamente mondiale un po' per tutto, ma soprattutto erano arrivati tanti tifosi al tempo di due anni fa, delle partite che facevamo qui al Paradozza per Eurocup. Il fatto che erano arrivati tanti tifosi da Ulm, cosa che si può fare tranquillamente anche in macchina. Sì, però evidentemente in questo momento è un po' più complicato e quindi giustamente e saggiamente le trasferte sono ridotte al minimo. È interessante vedere già un po' il riscaldamento, cercare di intuire, poi ce lo dirà meglio il nostro Alessio, anche un po' come si muovono i tre reduci dagli infortuni, Mignon soprattutto che ha avuto un problema alla schiena, e poi sì, da capire effettivamente che tipo di minutaggio vorrà dare Scariolo ai tre e soprattutto che tipo di partita sarà, perché poi anche quello condizionerà ovviamente le scelte di Scariolo. Alessio Torri, da bordo campo, come che parte dei nostri ragazzi stai vedendo? Stavo ovviamente focalizzando il riscaldamento di Mignon e JT soprattutto. Ovviamente JT avendo avuto un problema micro, problema alla mano, non ha particolari disagi a muovere la schiena e le braccia. Mignon comunque avendo avuto un problema alla schiena, da questo punto di vista sembra abbastanza pronto. Io direi che grosse lacune dal punto di vista del riscaldamento non ne ho notate, ripeto, il minutaggio però è tutt'altra cosa. Fra l'altro, non so se si vedono alle mie spalle, sono proprio schierati in camera tutti e due, e quindi di fatto potete anche tranquillamente verificare voi stessi, insomma, stanno facendo il riscaldamento esattamente come i compagni. Allora, intanto abbiamo da dare una notizia, giusto? Soprattutto per il post partita? Sì, che non ci sarà nel formato solido e consolidato, ma ci sarà sulla possibilità di seguire la conferenza stampa dei due allenatori, quindi sia di Lakovic che di Scariolo, al termine del match, sulla pagina Facebook della Virtus e anche sul canale YouTube. E ovviamente invece per coloro che ci ascoltano dalla radio... E coloro che ci ascoltano dalla radio ci sarà ovviamente la possibilità poi di ascoltare le voci in presa diretta, e poi naturalmente tutta la giornata di domani torneremo su quella che sarà stata la conferenza stampa di Scariolo questa sera. Ok, e allora intanto mentre aspettiamo qualche ospite ovviamente dalla nostra Vale, qualche secondo me ospite potrebbe ancora arrivare, volevo parlare un po' di risultati, di quelli che erano successi ieri. Stavo aprendo la... Fede, Dario, Fede, sì, mi sentite? Sì, volevo far notare se Gabri mi dà l'inquadratura tutto schermo,
nel soffitto è appeso un nuovo stendardo. È stato appeso lo stendardo, il secondo del trofeo del campionato scorso, la cui premiazione, la cui cerimonia di premiazione è avvenuta la prima partita di campionato. Quindi c'è uno stendardo in più questa sera appeso al soffitto. Ecco, grazie che l'hai fatto notare anche per chi non viene a palazzo quest'oggi. Volevamo parlare infatti perché ci sono dei live per quel che riguarda Eurocup, ovvero abbiamo addirittura due partite live del nostro girone, Podgorica, Budućnost, prossima avversaria della Segafredo Bologna, che sta perdendo in casa 40-45 a metà del terzo quarto. Mentre invece il Sede Vita Olimpia non è partito benissimo in casa contro il Burg, 6-14 quando siamo al quarto minuto del primo quarto. Poi ci sono state partite anche ieri a Dario, una su tutte mi verrebbe da dire, a mio parere, poi magari mi puoi dire totalmente il contrario, il fatto della sconfitta al Taliercio per Venezia contro il Bursaspor. È una sconfitta pesante per la Reyer, perché a essere avanti di 11 alla fine del terzo quarto e poi segnare solo 5 punti negli ultimi 10 minuti è una batosta, niente male. È vero che la squadra ha avuto un crollo notevole nel quarto periodo, però insomma segnare solo 5 punti è un bruttissimo segnale sicuramente per la Reyer, ed è un peccato sicuramente per gli Orogranata. Stasera Trento gioca ad Andorra, cercherà un po' il riscatto dopo la batosta in casa con Badalona, e speriamo ovviamente ce la possa fare. Sulla partita che su cui stavi dicendo il risultato prima, cioè Budućnost Valencia, occhio, perché se Valencia batte il Budućnost a Podgorica è un risultato che pesa e non poco nell'economia del girone, perché dobbiamo anche cominciare a fare conti a distanza con gli spagnoli, almeno sulla carta sono i rivali principali per la Virtus nel girone. Verranno qui fra due settimane, sarà una grande partita sicuramente, e però se dovessero espugnare Podgorica insomma cambia, cioè dà un segnale molto chiaro di quello che possono essere i rapporti di forza all'interno del girone. Tra l'altro è un triangolare seconda, terza e quarta giornata tra Budućnost, Segafredo e Valencia. Tra l'altro volevo anche ricordare i risultati di ieri sera, l'abbiamo detto, Venezia Bursaspor vince Bursaspor al Taliercio per 62-70 e la vittoria in quel di Patrasso per Gran Canaria 81-85. È da tanto che lo voglio dire, Prometheus Patrasso, tra l'altro squadra di un ex Virtus come Abdul Geddi. Non ce la facevo bene, da tanto che lo volevo dire. No, va bene, lo puoi dire. Quando l'ha firmato a luglio. Non c'è problema. Però ma prima o poi l'avresti detto. No, però è importante per Gran Canaria questa vittoria, perché certamente è un'altra delle squadre probabilmente sulla carta di un gradino sotto rispetto a Virtus, Valencia e Partizan, ma sono quelle che poi nei playoff possono dare fastidio assolutamente, Gran Canaria, Badalona, e la vittoria fuori casa dopo aver perso in casa la prima, e anche questo è un segnale di come sia una squadra che magari deve ancora trovare un minimo di identità, però è una squadra che non si può pensare assolutamente di sottovalutare. Andiamo da Vale, che è accompagnata da due ospiti e anche presenza femminile. No, abbiamo un bel fermo immagine, magari torniamo da Vale, torniamo da te tra pochissimo. Ale, volevi aggiungere qualcosa sui risultati e su quello che diceva soprattutto su Valencia? Concordo, Valencia, l'abbiamo detto anche in sede, credo proprio in un post gara di Bursa, se non vado errato, la domanda da casa chi fossero oltre alla Virtus le due più accreditate. Io avevo detto appunto Partizan e Valencia in linea generale per l'Eurocup, Valencia nel girone della Virtus. È chiaro che da questo punto di vista un'occhiatina la si butta sempre volentieri al risultato degli spagnoli. Effettivamente, se dovesse portare a casa lo scalpo a Podgorica sarebbe un bel segnale, detto che la Virtus ha vinto uno scarto, il maggior scarto di Eurocup in trasferta in questa prima gara a Bursa. E quindi magari nel computo anche canestri, vincere di 20 o vincere di 1 potrebbe cambiare.
però effettivamente se Valencia dovesse tornare dal Montenegro con i due punti obbligherebbe la Segafredo fra una settimana a fare altrettanto. È un po' come l'America's Cup, se c'è la virata poi devi fare la controvirata per restare e non perdere la scia. Sì, se posso aggiungere una cosa, io, Alessio e Dario, credo che la formula di Eurocup imponga semplicemente una cosa, ovvero giocare per arrivare al primo posto in classifica e avere tutte le partite, qualora si dovesse riuscire ad andare avanti dagli ottavi, quarti e semifinali, averle tutte e tre le partite dei playoff in casa. Vale, ripristinato il collegamento, vai pure. Ebbene sì, ce l'abbiamo fatta finché la connessione ci assiste. Siamo qui con, ecco, sono diventati tre, allora chiediamo subito come si chiamano. Cristiana, Andrea, Daniele. Allora, il tema di oggi è tifoso storico, nuovo tifoso. Tifoso storico. 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 Quindi già abbonati, già pronti a vivere tutta la stagione sia al Paladozza che poi alla Virtus Segafredo Arena. Assolutamente sì. E mi stavate dicendo che questa Virtus vi sta piacendo molto. Tantissimo, è una bellissima squadra, giocano molto bene, siamo all'inizio dell'anno del campionato, quindi ci sta tutto, l'importante è crescere piano piano, forti, perché l'obiettivo è vincere alla fine. Mi sembra un'ottima prospettiva. Allora, questa sera rientrano tutti, ovviamente quelli che possono rientrare. Che cosa vi aspettate dai ragazzi? Ci aspettiamo sicuramente una bella prestazione, la crescita dei nuovi, che si integrino sempre meglio. Stanno lavorando bene, si vede, la guida, c'è una bella guida, perché l'allenatore sta, secondo me, incidendo tanto e bene, e di proseguire così, assolutamente. Tutti stanno dando il loro apporto, forza Virtus. Beh, mi sembra un'ottima conclusione, allora li lasciamo andare a godersi questa partita, il debutto in Eurocup davanti ai tifosi in casa, quindi buona partita ragazzi, speriamo davvero che sia una bella serata per tutti e io vi ringrazio di essere stati con noi. Grazie a te, ciao. Grazie, ciao, ciao. Ce l'abbiamo fatta, sono molto contenta. Grazie. Perché i ragazzi ci tenevano molto. Ecco, queste sono belle, vediamo che piano piano iniziamo già non andare più noi a cercarli, ma sono loro che vengono da noi, quindi questa cosa fa un sacco piacere. Grazie Vale, appuntamento con te ovviamente alla prossima prepartita in Virtus TV e su Radio Nettuno Bologna 1. Grazie mille. Grazie a voi e a tutti quelli che ci hanno seguito e vi aspetto per la prossima partita casalinga della Virtus Segafredo. Grazie a Valentina, salutiamo anche Alessio Torri da bordo campo. Grazie di essere stati con noi in questa pre-gara. Noi ci vedremo invece nel post game con i commenti della gara, le voci dei protagonisti e tutto ciò che questo Segafredo Ulma Ratio Parma ha detto. Grazie Alessio Torri, ovviamente ricordiamo Dario Ronzulli, oltre alla tua radio cronaca tra pochi minuti in diretta su Radio Nettuno Bologna 1, che il solito post partita non ci sarà, ma su Virtus TV ci saranno solo la diretta con gli allenatori, ma ci sarà un ampio post partita in diretta sulla nostra radio ufficiale Radio Nettuno Bologna 1. Ho detto bene Dario? Perfetto, perfetto. Grazie mille Dario e buona radio cronaca. Grazie a te Fede, buon lavoro a te, un saluto a tutti i nostri ascoltatori, spettatori e variamente assortiti con tutte le tecnologie. Grazie anche al coordinamento di regia di Gabriele Platania, da Federico Fioravanti è veramente tutto, vi auguriamo una buona partita e come sempre forza Virtus! Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Cosa ci vuole per fare un caffè Segafredo?
24 grammi e 300 kg tra cui selezioniamo solo i chicchi migliori. 85 gradi e 220 per tostarlo al punto giusto. 5 minuti e 3 anni per trovare la miscela perfetta. Un momento per gustarlo, una vita per crearlo. Caffè Segafredo, un'esperienza ricca di esperienza. Prova la qualità delle nuove miscele.